Dopo il successo di Julio Wilson dello scorso anno, torna anche per il 2018 la nuova edizione del concorso musicale Materiale Resistente, il contest ideato dall'Associazione Rumori di Fondo per ricordare attraverso la musica la resistenza e i suoi protagonisti. Nel 2017 il concorso era incentrato sulla figura di Bruno Neri, il calciatore allenatore faentino che militò nella Fiorentina e nel Torino, nel giro anche della Nazionale, che manifestò apertamente la sua disapprovazione al regime fascista, sposando poi la causa partigiana. Morì nel 1944 in un conflitto a Gamogna. Per l'edizione di quest'anno il concorso punta ad abbracciare tutto il mondo della resistenza e avrà nella commemorazione di Montebattaglia a Casola Valsegno il suo primo momento ufficiale in attesa di ricevere i brani dei concorrenti. All'interno dei progetti sulla memoria supportati dall'assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti c'è questa area dedicata a mantenere viva la memoria dei fatti della resistenza, della guerra di liberazione di oltre 70 anni fa, legati alla musica di oggi delle nuove generazioni. È un tema importante perché permette di tramandare ai giovani questo racconto fondamentale della nostra democrazia che altrimenti rischia di perdersi piano piano nel tempo. Nella prima edizione abbiamo voluto ricordare la figura straordinaria di Bruno Neri, che meriterebbe, e noi ci stiamo lavorando su questo, a nostro avviso anche una sorta di docufilm per raccontare la sua storia epica e importante, l'unico calciatore di Serie A che fece una scelta decisa contro il nazifascismo pagandone le conseguenze estreme. Ma abbiamo scoperto anche artisti e cantanti che hanno fatto brani attuali legati ai temi della resistenza, guerra e di liberazione, attualizzandoli al giorno d'oggi. Cito fra i migliori il cantautore Julio Wilson, del quale sicuramente sentiremo parlare appena vinto il premio Lauzi, oppure il rapper Kento, che tra l'altro ha fatto un laboratorio sui temi della resistenza con le scuole medie, elementari, legate anche alla figura di Bruno Neri. Quindi un lavoro che ha permesso di incontrare le giovani generazioni dei musicisti e i giovani delle scuole. Si parte da Montebattaglia, come sarà caratterizzato quest'anno il contest? Quest'anno ripartiamo da Montebattaglia, sabato 1 e domenica 2 settembre. L'invito per tutti di venire all'aperitivo resistente sabato 1 settembre alle 18 a Montebattaglia con Bruno Rioli, in arte Vinsanto, che è un artista della scena musicale faentina che si è ben distinto a Bologna, lavora a Bologna, è in giro adesso con un reading letterario musicale con Grazia Verasani, presenterà alcuni brani su questo tema, e insieme a loro ci saranno i musicisti degli Area, uno storico gruppo prog rock che fece brani importanti sul tema della resistenza e della liberazione con Patrizio Fariselli, accompagnati dal consorzio dello Zoo di Berlino. Quindi Vinsanto, Area, consorzio Zoo di Berlino, una giornata, quella del sabato 1 settembre, imperdibile sul tema del materiale resistente dal punto di vista musicale, e poi ovviamente la domenica 2 settembre l'appuntamento tradizionale per ricordare un luogo della memoria della resistenza e della liberazione fondamentale per il nostro paese. Mentre invece per il concorso, dopo come proseguirà? Il concorso l'abbiamo appena lanciato, sono già arrivati 3 o 4 artisti e quindi sta già riscuotendo interesse appena lanciato. Ognuno può mandare i suoi brani in formato WeTransfer MP3 alla mail del MEI, mem@materialemusicali.it. Faremo ulteriori tappe, poi faremo una tappa finale dove premieremo il vincitore entro Natale.